sapete quanta energia è necessaria per produrre un bicchiere di plastica come questo? Lo scopriamo con Flo, multinazionale italiana produttrice di bicchieri per la distribuzione automatica dal 1973. Siamo in compagnia del dottor Zerbini per capire qual è il fabbisogno energetico di un'azienda del settore plastico. Dottor Zerbini, ci racconti la storia di Flo. Flo S.P.A. nasce nel 1970 per volere del suo fondatore, che era il dottor Antonio Simonazzi. Nasce nel 1970 con la produzione di articoli monouso, soprattutto nel settore vending, per cui fu una delle prime aziende a produrre e commercializzare i bicchieri per la distribuzione automatica, quindi nel settore del caffè. L'azienda si è evoluta negli anni e oggi ha un ruolo importante a livello europeo, non solo nel settore vending, ma anche nel settore retail e ultimamente anche in quello delle capsule, sempre nel mondo del caffè. Come viene impiegata l'energia all'interno del processo produttivo di Flo? L'energia da un punto di vista elettrico viene impiegata essenzialmente nelle fasi di lavorazione, la cui la più importante è sicuramente la fase di estrusione, che è quella fase che ci consente di sciogliere il materiale plastico per poi successivamente lavorarlo nelle fasi di termoformatura. Oltre a, diciamo, la parte elettrica diretta, noi abbiamo un grosso consumo energetico per quel che riguarda la parte termica. Noi abbiamo bisogno di raffreddare alcune parti dei nostri macchinari, come gli stampi, come le calandre, e quindi anche per questi tipi di fabbisogno abbiamo bisogno di grosse quantità di energia. Vista l'ingente quantità di energia utilizzata nello stabilimento, avete deciso di installare un impianto di cogenerazione. Come è nata questa scelta e come si è inserito l'impianto all'interno del contesto industriale? La scelta di installare un gruppo di cogenerazione presso il nostro sito di Fontanellato è nata per ragioni di competitività. Noi abbiamo deciso di fare un investimento sul settore energia in quanto i nostri competitors esteri usufruiscono di tariffe dell'energia molto più basse di quelle che possiamo trovare in Italia. Il nostro sito di Fontanellato utilizza più di 20 gigawattora ogni anno di energia e quindi per noi rappresenta una parte molto significativa nelle voci di bilancio. L'installazione di un gruppo di cogenerazione ci ha permesso quindi di contenere quelli che sono i costi della nostra bolletta energetica. La nostra produzione prevede sia un fabbisogno di tipo elettrico che un fabbisogno di tipo termico, quindi diciamo un gruppo di cogenerazione si sposa molto bene per quelle che sono le nostre esigenze. Noi riusciamo a recuperare il 100% di quella che è la potenzialità elettrica dell'impianto di cogenerazione e in questo momento circa l'80% di quelle che sono le potenzialità termiche dell'impianto. Abbiamo scelto un impianto la cui taglia è 2,7 MW di potenza elettrica e 1,8 di potenza termica. Con questa taglia noi diciamo diventiamo autosufficienti per circa il 75% di quello che sono i nostri fabbisogni. Il nostro ciclo produttivo prevede un ciclo a flusso continuo, quindi noi lavoriamo 24 ore su 24, 6 giorni su 7. L'impianto è stato progettato in modo che possa funzionare ad inseguimento, ossia quando a lunedì mattina si avviano gli impianti, vi è un sistema di monitoraggio del carico energetico e quindi del fabbisogno energetico in quel momento. Quando si raggiunge il 50% della potenzialità dell'impianto, che come abbiamo detto è 2,7 MW, l'impianto si accende automaticamente, entra in funzione e comincia a modulare dal 50% fino al pieno carico, fino al 100%. La parte elettrica viene quindi impiegata direttamente in autoconsumo, quindi noi riusciamo a utilizzare il 100% delle potenzialità dell'impianto, mentre la parte termica viene utilizzata nel nostro caso come freddo, come energia fredda. Quindi noi non utilizziamo direttamente il calore dei fumi di scarico del motore, ma convogliamo questi fumi attraverso un assorbitore a bromuro di litio che attraverso un processo chimico riesce a trasformare la componente termica calda in componente termica fredda. Quindi a questo punto l'acqua che noi otteniamo tra i 7 e i 10 gradi viene convogliata verso i nostri impianti per raffreddare stampi, calandre e tutto quello che necessita. Quali sono i risultati e i benefici ottenuti da Flo dall'installazione dell'impianto? I benefici ottenuti da Flo sono di duplice natura. Il primo è sicuramente di tipo economico ed è stato sicuramente centrato. Siamo riusciti a ridurre quello che è l'impatto nella nostra voce di bilancio della componente energia. Quindi sicuramente è stato un risultato fondamentale, pianificato e devo dire ottenuto.
Il secondo beneficio che ha ottenuto l'azienda è di tipo ambientale. La produzione di energia attraverso un impianto di cogeneratore è una produzione estremamente efficiente, molto di più di quella che si ha acquistando energia dalla rete nazionale. Vi è la possibilità di recuperare una componente molto importante della parte di calore, quindi l'impianto viene classificato secondo il GSE come un impianto ad alto rendimento. Questo ci dà la possibilità anche di ottenere dei titoli di efficienza energetici in quanto appunto impianto ad altissimo rendimento. E proprio in funzione dei benefici ottenuti con l'impianto di cogenerazione nel sito di Fontanellato, abbiamo recentemente deciso di installare un nuovo impianto dalla potenzialità di 3,3 MW presso il nostro sito di Verona, presso il nostro stabilimento che si chiama ISAP SPA.